Chi inizia a intraprendere la strada del jiu-jitsu passerà a tre fasi. Sono passati tre anni dall'ultima volta che avrei dovuto intraprendere questo viaggio. Con l'avvento del Covid e poi la nascita di Lio, che è il mio secondo figlio, ho deciso di rimandare, ma sento che il forte desiderio e la tanta voglia di fare questo viaggio continua ad emergere fuori e quindi ho deciso il 26 maggio così di punto in bianco alle 22 e 16 di sera decido di comprare il biglietto per Stati Uniti destinazione California Costa Mesa AOJ quindi Art of Jiu Jitsu dai fratelli Mendes è una cosa che avrei voluto fare da tanto tempo chi inizia a intraprendere la strada del Jiu Jitsu passerà tre fasi queste sono tre fasi che io ho passato fino adesso dopo 11 anni di pratica magari qualcun altro ne passerà di più o di meno ma fino adesso dopo 11 anni di pratica io sono arrivato alla conclusione di queste tre fasi dove la prima fase è quella di apprendimento dal tuo maestro che cosa voglio dire quando inizi a praticare il jiu-jitsu quello che dovresti fare e che lo consiglio sempre è quello di seguire solamente il tuo maestro il tuo istruttore quello che ti sta insegnando quello che ti sta crescendo quindi non cercare video online di tecniche o di spiegazioni di, di combinazioni di drills perché? Quelle persone che sono online non sono presenti e non possono suggerirti e non possono correggerti, ok? Quindi non possono darti un feedback di quello che stai facendo. Quindi se sei all'inizio e vuoi imparare. Il giudizio di farti seguire solamente da una persona e quella persona ti possa seguire dal vivo, ti possa correggere quando stai sbagliando al momento, non dopo, ok? Quindi non, non guardando il video, facendo la tecnica, perché se tu impari la tecnica tramite il video e non, non hai qualcuno di esperto che ti segua, che ti faccia vedere il perché si fa quella cosa lì e del, dello sbaglio che stai facendo, se lo stai facendo, tenderai a imparare una cosa sbagliata e, e più vai avanti con gli anni, più fatica farai a. Togliere questa... Eh, questa cosa sbagliata, quindi questo, col concetto sbagliato che okay, hai appreso tramite un video, quindi quello che dico sempre è all'inizio seguite sempre il vostro mestre ed è quello che io ho fatto per i primi anni di giudizio. Io ho sempre seguito il mio mestre, non ho mai seguito sui social eh, nessuno eh, perché, Perché, prima di tutto, mi annoiavo a guardare le tecniche, seconda cosa perché non avevo nessuno che mi dava un feedback per poter provare con la tecnica lì se lo facevo giusto o sbagliata e quindi ho sempre seguito il mio mestre. Quindi quello che vi consiglio è seguite sempre il vostro mestre. Quindi, la prima fase del giudizio è quello di apprendimento da una persona che vi segue, vi porta a fare le gare, vi mostra gli sbagli e vi mostra anche le cose che avete fatto bene. La seconda fase, invece, è solidazione del tuo giudizio. Che cosa intendo? Intendo dire che inizi hai fatto un bagaglio tecnico per un po' di anni, per i primi 2-3 anni, 4 anche, e inizi a mettere in pratica queste tecniche, inizi a provarle, inizi a vedere quelle che funzionano per te, perché di tecniche ce ne sono veramente tantissime, ma sono solo poche quelle che funzionano per te, perché quello che funziona per te non funziona anche per, per gli altri. Quindi inizi a vedere che le tecniche che si addice di più al tuo modo di lottare, al tuo jiu-jitsu, alla tua visione del giudizio e quindi inizi a solidare queste tecniche, inizi a testarle, a renderle tue, a renderle quasi naturali, ok? Ci sono persone che lottano solo per attaccare ai piedi, cosa che io odio. Ci sono persone invece che attaccano solamente braccia o strangolamenti, cosa che io adoro, infatti faccio sempre quello, ma ciò non vuol dire che tutto il resto non so farlo. Quindi inizi a solidare quello che è il tuo modo di lottare, inizi a, a mettere in pratica sempre di più quello che ti viene più, eh, più istintivo e più naturale. Il terzo punto è quello di evoluzione e distacco. Ed è qui che mi trovo in questo momento della mia carriera professionale. Ma cerchiamo di capire bene che cosa intendo con evoluzione e distacco. Evoluzione vuol dire che sento il bisogno di potermi evolvere, ma evolvermi non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista mentale. Ed è per questo che ho deciso di andare alla perché loro, per me, sono i miei mentori. Sono anni che li seguo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mentale. Ora voi direte, ma mica bisognava seguire il nostro mestre. Sì, è vero che bisogna seguire il vostro mestre, ma dovete capire che qua. Quando arrivate a un certo punto della vostra carriera, a un certo livello, dove il vostro modo di lottare può essere totalmente diverso dal vostro mestre ed è quello che capita a me. Quello che insegna il mio mestre è diverso da quello che io applico quando faccio sparring. Quindi le tecniche, non dico che non è tutto, però è proprio la filosofia, il, il mio, i miei concetti, la mia visione di jiu jitsu è diversa dalla sua e quindi sento il bisogno di andare. Dalla OJ perché sono loro i miei mentori e sono anni che li seguo, e loro hanno la mia stessa visione del giudizio. Quindi ho deciso di intraprendere questo viaggio proprio per questo motivo, proprio per evolvermi ancora di più e staccarmi sempre di più dal mio maestro per poter consolidare quello che è la mia visione del jiu-jitsu passerò un mese non so quanti tipi di allenamenti farò perché loro fanno veramente tanti allenamenti durante il giorno quando sarò là pubblicherò comunque il video su youtube e non saranno in questo format quindi non saranno messi così bene con la luce e tutto ma saranno più specie vlog quindi cercate di seguirmi su YouTube, sui social, qui sotto in descrizione trovate tutti i link, mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Os.